Lettere e denunce da prima di Natale da parte degli inquilini delle case popolari di Via del Turchino a Milano perché senza riscaldamento, ma dopo giorni di lamentele è servita una protesta andata in scena martedì 9 gennaio a far smuovere le acque. Siamo andati a trovare gli abitanti delle case di proprietà di MM di gestione del Comune di Milano nel quartiere Calvairate. La situazione nelle prime ore di mercoledì 11 gennaio è ancora la stessa da prima di Natale, case fredde e senza riscaldamento, ma gli operatori di MM sono al lavoro per il ripristino della caldaia. Molto freddo da settimane, quindi si sta ammalando, siamo proprio messi, adesso sembra che stiano facendo qualcosa, hanno detto che forse entro oggi lo ripristino, però dovevano muoversi prima, insomma. Non si può stare così, qui c'è gente anche molto anziana e bambini. Con la pompa di calore mi sono salvato perché effettivamente in casa ci sono dai 15 ai 16 gradi, fa un freddo boia. Quindi di notte quando vado a letto devo accendere la pompa di calore. Io vorrei solo che appunto che andasse un attimino un pochettino meglio e basta, solo questo. Io mi auguro appunto che facciano qualcosa perché c'ho un freddo addosso, un freddo che io c'ho l'artrite reumatoide, io c'ho tanti mali. Con questo freddo mi sta aumentando l'artrite e io non ce la faccio più, non ce la faccio proprio più. Non è giusto che loro si comportano così. Se c'è da fare la MM, io vorrei appunto che loro, se c'è da fare qualcosa, perché non lo fanno d'estate invece che aspettano l'inverno a fare queste cose che stanno succedendo adesso? E questo è quello che io penso che devono fare, basta. Vieni che ti faccio vedere la camera, vedi che ce l'ho chiusa la camera da letto. Io la sera mi metto qua sopra a dormire, perché non posso entrare in camera da letto, è troppo fredda, senti Senti che freddo che c'è. Freddo. Senti, come si fa a dormire qua dentro? Non si può. Allora mi metto sul divano e dormo sul divano. Che devo fare? Ma i dolori che c'ha lei? Lo so, che devo fare? Cosa devo fare? I problemi alle case popolari di Via del Turchino sembrano non appartenere solo alla perdita della caldaia e al conseguente non funzionamento del riscaldamento. Pare che i problemi qua sono annosi. Di tutto, ci sono gente che vive in cantina, veda lei. Sì, ce ne sono tantissimi, guarda, c'è uno che salta su dalla linghiera di qua perché io sento la linghiera che si muove dalla cucina. Come entrano, che salta in cantina, si attaccano abusivamente, sì. Salta la luce, per cui salta la luce tutto qua del cortile, la luce delle scale, tutto. I citofoni, sì. La televisione e poi oltretutto prima avevamo anche un altro problema, che prima che cambiassero le porte c'era gente che aveva una chiave da dentro e una da fuori, per cui non potevi neanche uscire, rimanevi chiuso dentro.